Mercoledì 1 aprile, nella suggestiva galleria del Primaticcio di Palazzo Firenze a Roma, la Dante Alighieri ha presentato il Parco Letterario di Pico, dedicato allo scrittore Tommaso Landolfi. Unire la valorizzazione del borgo di Pico, comune di circa 3.000 abitanti e suggestivo borgo della Ciociaria, alla figura di Tommaso Landolfi, la cui opera singolare è impregnata di umori, immagini, fantasie legate alla vita e ai personaggi del paese, è un voler richiamare alla memoria storica e letteraria uno degli scrittori italiani di maggior rilievo del Novecento. Ma insieme al Parco Landolfiano vogliamo anche promuovere la città di Pico, che è un piccolo borgo di circa 3.000 abitanti e ha un centro storico molto bello, molto antico, risale all'anno 1000. E ben tenuto, perché i segni del tempo si vedono e soprattutto perché la mano dell'uomo non ha inciso in modo negativo su quello che i nostri avi ci hanno lasciato. Dopo i saluti del presidente dei parchi letterari italiani Stanislao De Marsanic, del sindaco di Pico Ornella Carnevale e del referente del parco Luigi Falcone, il gruppo Letteraria ha presentato Margini Landolfiani con il professor Marcello Carlino, Giorgio Biferali, Giulia Fienghi, Alessia Amato e lo scrittore Francesco Muzzoli. Dopo un furioso ricalcitramento, ella ha generosamente accettato la crudele prova. Ecco testualmente la sua lettera. Tutto il percorso è una pianta appunto che riassume tutta la volontà insomma di avere un parco in cui si visita praticamente il centro storico tanto immortalato nelle opere di Landolfi. Si parte dalla casa delle due zittelle, cioè delle zie di Landolfi. L'opera Le due zittelle è stata anche poi oggetto di rappresentazione teatrale da parte della Marchesini qualche anno fa al Teatro Eliseo. Il parco letterario poi è stato creato quindi con dei pannelli in legno che sono stati realizzati dalla falegnameria del Parco dei Monti Aurungi, che utilizza un legname proveniente appunto dalla potatura dei boschi e quindi è un materiale praticamente che dovrebbe andare in discarica o comunque ecco, andare perso, e invece viene riutilizzato, quindi c'è già un'idea di riciclo. Inoltre i pannelli dove sono riportati gli stralci delle opere di Landolfi sono in materiale ecocompatibile, e questo tutto perché si è voluto ecco, non creare una discordanza con l'ambiente oppure con il tessuto urbano.